Giovanni Gasparro, questi quadri che abbiamo visto sono i suoi e rappresentano un nuovo San Valentino. A chi si è ispirato, lo chiedo. Diciamo che ho cercato di ripartire dalle pochissime fonti antiche, creando un immaginario iconografico nuovo, perché sostanzialmente non c'era molto, a parte queste poche sparute testimonianze, bisognava ricreare proprio quella che era un'immagine reale del santo, quindi riportarlo alla sua dimensione di vescovo, evangelizzatore, ma anche taumaturgo e martire. Quindi solitamente a livello iconografico c'erano delle immagini molto vaghe che non erano riconoscibili. Tra l'altro il suo San Valentino è diverso dagli altri San Valentino che abbiamo imparato a conoscere, diciamo, nel corso degli anni. È un nuovo San Valentino. Sì, è un nuovo San Valentino, diciamo, ho cercato anche un'immagine fisica che in qualche modo somigliasse nelle fattezze proprio umane a quelle che erano un po' state prodotte soprattutto in affreschi, opere antiche. Ci sono testimonianze anche di aria germanica, ad esempio il dipinto di Lukas Cranach all'Accademia di Belle Arti di Vienna, ma nulla che comunque si fosse sedimentato a livello iconico anche nell'immaginario della città o della diocesi. Quindi davvero mi interessava proprio creare un qualcosa di nuovo, Ecco, anche con gli attributi in iconografici. una puntata sul fatto che lui è il santo patrono degli innamorati. Questo mi ha interessato meno, anche paradossalmente forse l'intento era proprio anche quello di scardinare un po' questo immaginario pubblico e un po' lezioso che si è in qualche modo ha coperto e ha obnubilato tutto quello che è il reale portato del santo, soprattutto come martire. Ecco, questi due, il dittico noi lo conoscevamo già perché era esposto nella Basilica di San Valentino, Sì, giusto? sì. Lei l'ha realizzato prima del 2021, quindi. Sì. Mentre il ritratto è nuovo. Il ritratto è un'opera inedita. È un'opera inedita. Inedita ed è servita anche come modello e base per questa sorta di drappo che verrà appeso in città, quindi diventa anche un'immagine devozionale. È il volto di San Valentino, sullo sfondo c'è la cascata delle Marmore, come ha pensato di inserire la cascata delle Marmore? La cascata delle Marmore mi serviva sia come allusione anche al contesto geografico in cui ha operato in vita, ma anche come richiamo all'acqua, l'acqua battesimale. Infatti, soprattutto come si vede nella prima opera del dittico, San Valentino quando operava miracoli, quindi come taumaturgo, spesso poi lo faceva perché era propedeutico alla conversione di coloro che venivano sanati. Come nel caso del figlio di Cratone, quindi in quel caso era propedeutico al battesimo, quindi l'acqua della cascata in qualche modo richiamava l'acqua battesimale. Grazie. Grazie a voi.